Con il grandissimo Joe Tivanelli, ciao! Sono grandissimo, sono più basso di te quasi. È altissima lei, Mi aiuto, diciamo la verità. Sei quasi come la levissima. Senti Joe, come stai? Tutto bene. Fa molto piacere partecipare a questo calendario che verrà devoluto in beneficenza, quindi partecipare a un evento del genere fa sempre molto piacere, certo. Quando si parla di beneficenza c'è sempre da star bene, c'è sempre da essere felice. Quando sappiamo dove vanno a finire i quattrini, sì. Quando non lo sappiamo è un po' particolare la situazione, perché mi chiamano spesso e volentieri per fare serate in beneficenza e tante volte mi tocca dire di no perché non sono sicuro di che fine facciano i quattrini. Senti, a proposito di serate, sei un grandissimo che comunque ha portato anche la musica, diciamo il dance, al di fuori dell'Italia, no? Come sta andando secondo te la dance in questo momento? Guarda, sono qua per caso perché avevo un aereo per il Brasile, ho 3 serate a San Paolo, a Rio e faccio una manifestazione insieme a Tiesto. All'estero sta andando abbastanza bene, sul Sud America, Cile, in questi posti. In Italia ho 2 locali, uno è a Venezia, si chiama Aria, l'altro è a Forte dei Marmi, la Canniccia. Direi che a seconda di cosa organizzi, tutte le sere la gente non ha più voglia di uscire, sicuramente ha voglia di divertirsi, quindi se dai un prodotto interessante, se dai un servizio ottimo sotto l'aspetto musicale e anche belle ragazze, sicuramente la gente partecipa alle serate. Poi la crisi ha colpito quasi il settore, sicuramente c'è ovunque. È vero, quello c'è, si sente anche. E invece la dance italiana, degli artisti italiani rispetto a quella degli artisti stranieri? Ma su questo non ti posso rispondere, perché di solito come artisti italiani che cantano in italiano non c'è quasi niente. C'è un prodotto dance di Patti Pravo bellissimo, ma è un bootleg, sono dei bootleg che vengono fatti apposta per rigenerare quello che è il nostro genere italiano. Poi io sono più specializzato sulla dance. Intendevo artisti tipo DJ, tipo te, artisti che fanno la dance. Io vado benissimo, poi gli altri non lo so, gli altri non so niente, non so niente. Chiedo a lei. Gio parla per lui, gli altri non si sa. No, beh, sai, non posso sapere cosa fanno gli altri. L'Italia sta andando bene comunque, via. Ma l'Italia è sempre stato un territorio bello e che ha sempre degli artisti che hanno una genetica, un DNA molto, molto valido, lo sanno in tutto il mondo, quindi non siamo visti soltanto come mafia o come qualcosa di tutto, siamo sicuramente visti come artisti e quindi andiamo un po' in tutto il mondo a portare quello che è il nostro genere. Benissimo, grazie Gio, ti verrò a trovare in Canniccia, sono lì vicino io. Ah sì, va bene, ti aspetto, ciao.